dalla bandierina Causio, colpo di testa di Passarella, la rovesciata di Platini, tiro di Platini che colpisce involontariamente Rossi, era un tiro diretto nello specchio della porta, sarebbe stato pericolosissimo, purtroppo sulla traiettoria, ecco abbiamo già visto il replay, sulla traiettoria del pallone del tiro di Platini si è trovato Rossi e la palla è terminata sul fondo. Adesso siamo al 28esimo, nasce l'azione da Passarella, Tarantini. Intervento di Causio, riconquistata la palla dagli azzurri di Berzot, questo è Cabrini, suo il lungo spiovente, Galvan, Boniek su Rossi, fischiato ancora una volta il fuorigioco, dialogo in velocità Boniek e Rossi con fuorigioco che ha fermato il nostro centravanti. Ora siamo al 28esimo minuto e 30 secondi, da Passarella a Valencia, Passarella, Valencia, lancio è su l'ala destra, scivola Tardelli, Maradona che con un gran tiro tagliato va a cogliere l'angolo opposto del portiere Leon, gol di Maradona al 29esimo minuto del primo tempo. Ecco, rivediamo il tiro di Maradona che aggira letteralmente il portiere e va a raggiungere l'angolo opposto. Un gran bel gol che porta in vantaggio l'Argentina e vediamola, la gioia del diciottenne, la nuova stella del calcio argentino e mondiale. Maradona ha portato in vantaggio la formazione argentina sul resto del mondo con un pallone che gli ha servito Hausmann e sul quale è scivolato Tardelli, il suo controllore. Persa la palla da Valencia, la manovra Platini, Cabrini,